One Podcast. Il copione è lo stesso di sempre. Giancarlo Giorgetti annuncia una misura per la prossima manovra di bilancio e subito dopo la Premier interviene per dire che no, non è così, abbiamo tutti capito male. Io sono Annalisa Cuzzocrea e il 10 ottobre 2024 questo è Daytime dentro la notizia. La prima volta è stato per l'intervista a Bloomberg. Il ministro dell'economia aveva parlato di sacrifici per imprese, famiglie, singoli cittadini. Subito filtra l'ira di Palazzo Chigi e arriva la smentita. Poi è toccato le accise sui carburanti nel piano strutturale di bilancio. È scritto nero su bianco che quelle sul diesel aumenteranno a discapito di tutte le promesse elettorali della destra da che mondo è mondo, e ricomincia il balletto delle smentite e delle conferme. Poi in commissione alla Camera Giorgetti dice che aumenteranno le rendite catastali delle case ristrutturate col super bonus al 110%, che è un po' il grande nemico del governo in fatto di economia e conti pubblici, principio di ogni male, ragione di ogni taglio, insomma il capro espiatorio per una maggioranza che non sa che pesci prendere sulla manovra. E quindi assistiamo per la prima volta a un governo che vuole punire i suoi cittadini per aver aderito a una legge dello Stato, non per seguire chi ha abusato del super bonus o chi ha truffato, ma proprio tutti. Solo che anche stavolta abbiamo capito male, tanto da far produrre a Meloni un video da mettere subito sui social. Alle vecchie interviste non si usano più. Sentite. Dunque leggo in queste ore alcune dichiarazioni fantasiose secondo le quali il governo vorrebbe aumentare le tasse che gravano sui cittadini. È falso. Questo lo facevano i governi di sinistra. Noi le tasse le abbassiamo, come sanno bene i lavoratori dipendenti, le mamme lavoratrici, le partite IVA. Allora voglio essere chiara ancora una volta. La cultura politica di questo governo è quella di ridurre le tasse, sostenere le famiglie e sostenere le imprese, non la cultura di gravare ulteriormente sui cittadini. Nonostante chiaramente dall'opposizione alcuni vorrebbero ad esempio l'introduzione di patrimoniali, di ulteriori imposte, noi resteremo fedeli al nostro impegno, che è lavorare per una manovra che rilanci l'economia, migliori la vita degli italiani senza chiedere loro nuovi sacrifici. E quindi Meloni ignora le accise, ignora che aumentare le rendite catastali significa far aumentare l'IMU, non per la prima casa ma per le altre sì, l'ISE, la tariffa sui rifiuti, l'imposta di successione, trovate tutto a pagina 2-3 della stampa. A pagina 4 trovate anche un fact checking di Luca Monticelli che vi racconta quali tasse sono già aumentate, e quindi non è proprio vero che questo governo non aumenta le tasse. È come se il governo dovesse fare quello cui è costretto dalla necessità di tenere a posto i conti pubblici, quindi scelte necessarie, e pur facendole volesse negarle, così negare l'evidenza sperando che nessuno se ne accorga. Qui non si tratta di essere o no i partiti delle tasse, qui si tratta di dire dove si vanno a prendere i soldi per una manovra che deve sostenere una crescita bassa, rivista a ribasso da Istat e Banca Italia, e trovare 13 miliardi di euro per stare dentro il nuovo patto di stabilità europeo. Si tratta di trovare il coraggio di ammettere che, visto che non ci sono fondi aggiuntivi per la sanità, il Servizio Sanitario Nazionale è a rischio, così come la scuola. E anche se tagli il cuneo fiscale per i redditi fino a 35.000 euro, anche se quelle persone guadagnano 100 euro al mese in più, e non è poco, attenzione, se i servizi pubblici peggiorano, però la loro vita peggiora, perché con quei redditi non puoi permetterti altro in gran parte del paese. Qui non si tratta di pretendere dal governo la bacchetta magica o il mantenimento di ogni promessa elettorale, siamo abituati, o di far piovere i soldi dal cielo, o di far fruttare i miliardi investiti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Magari si vedesse qualche risultato, non sarebbe male. Qui si tratta molto più semplicemente di chiedere al governo di dire la verità, di smetterla con i balletti, di non litigare su parole come sacrifici o extra profitti, di dire quel che vuole fare davvero, quello che può fare nelle condizioni date, smettendola con i condoni, che non chiama così, con i riallineamenti che sono solo aumenti, con le promesse impossibili buone per quando l'attuale maggioranza era all'opposizione. In poche parole, l'unica cosa che ci sentiamo di chiedere al governo Meloni, a Giorgetti e alla Premier è di non prendere in giro il paese.